Bene, benvenuto a tutti a questo workshop sulla stampa 3D con Blender. Sono Alessandro Passariello, per chi non mi conoscesse, chiaramente questo sarà un video che andrà anche in internet e in pratica adesso vi faccio vedere quello che ho fatto ad esempio io con Blender. Va bene, questa è una locomotiva che ho interamente creato con Blender e stampato in 3D. Con l'ausilio appunto del software, va bene? Questo ormai per ora è il mio cavallo di battaglia in attesa di fare un altro modello. Bene, ma come si arriva a creare un oggetto di questo tipo? Cioè, come si riesce a creare un oggetto tridimensionale e poi portarlo nella realtà grazie ad una stampante? Mi avvarrò di un utente che vedete, si chiama un utente stampante per spiegare come funziona il tutto. Bene, come potete vedere, ho condiviso lo schermo del computer che sto utilizzando appunto per la stampa. In questo caso condividerò due desktop, uno con Blender e l'altro con la stampante. Allora, questa sera di che cosa mi servirò? Mi servirò del software Blender, chiaramente, e di un software che utilizzo largamente proprio per la stampa. Questo software che per la stampa che utilizzo è il Repeater Host. Potete scaricarlo tranquillamente, è gratuito, lo vedete, vedete l'interfaccia e permette appunto di poter pilotare la stampante. Nel mio caso utilizzo la stampante collegata a un computer ad hoc. Ho comprato uno di questi mini computer, l'ho collegato a uno schermo, quindi dietro lo schermo, e ho praticamente collegato questo mini computer alla stampante. Questo perché? Per evitare di utilizzare la stampante con la chiavetta, direttamente con la chiavetta, ma mi servo di un computer per farlo. Questo mi permette di avere più la possibilità di gestire file, gestire più file, aprire Blender anche su questo piccolo computer, eventualmente dovessi fare una piccola correzione, avere anche internet a disposizione, cioè essere indipendente, quindi poter spegnere il mio personal computer con il quale magari lavoro con Blender e quindi magari un computer che insomma consuma parecchia corrente. Va bene? Tutto chiaramente collegato in UPS, benché la stampante che vedremo stasera, che utilizzo, è una Anycubic e ha anche un dispositivo per il calcolo dell'interruzione della corrente. Quindi, se si interrompe la corrente, riprende la stampa da dove era, insomma, terminato per via della corrente, della mancanza della corrente. Ecco, diciamo che questa è la dotazione che vedremo questa sera. Quindi abbiamo detto stampante Anycubic, può essere anche una Merlin, può essere un'altra marca, sono tutte ormai stampanti davvero, davvero ottime. Quindi hanno la possibilità davvero di fare belle cose. In questo caso, ecco la mia Anycubic che piloto direttamente dal computerino. Questa sera ho questi due computer, quindi mi vedrete fare un attimino avanti e indietro. Bene, innanzitutto, prima di chiaramente di vedere proprio la stampante, di vedere proprio in pratica tutto quello che è la stampante, andrò a vedere proprio in prima fase, proprio la fase creativa, ok? Andrò a vedere la fase creativa e la vedremo appunto con l'ausilio di Blender. Bene, adesso vediamo Blender, vediamo quindi adesso sono sicuro, convinto che vedete Blender e vediamo un attimino come gestire il 3D con Blender per la stampa, ok? Noi abbiamo appunto, ci serviremo inizialmente del cubo di default, proprio per i primi rudimenti per iniziare a stampare. Nel nostro caso utilizzeremo il cubo di default, quindi nulla di particolare. Cosa bisogna sapere innanzitutto della stampa 3D? Allora, o meglio, cosa bisogna sapere subito del come gestire il 3D con Blender per la stampa 3D? Ok?
Anzitutto il modello da stampare. Noi abbiamo in questo caso un cubo molto semplice. Se lo do in pasto alla stampante, questa stampante lo elabora e lo crea. Noi sappiamo che gli oggetti con la stampante vengono creati tramite due procedimenti di base. Uno è la stampante, un oggetto stampato a filamento, quindi la bobina. Okay, di filo che viene praticamente fuso e tramite un percorso viene creato questo oggetto, oppure resina. In questo caso oggi lo vediamo a filo, è quello che utilizzo maggiormente, ma il procedimento comunque creativo, il passaggio per quanto riguarda la stampa 3D è lo stesso se non per l'oggetto stampante che è diverso nella gestione. Va bene, però la gestione dell'oggetto, bene o male, è lo stesso. Ok, cosa bisogna sapere anzitutto? Gli oggetti tridimensionali, quindi quando parliamo di oggetti tridimensionali parliamo di mesh, devono essere degli oggetti chiaramente chiusi, ok? Quindi non devono esserci facce aperte, non ci devono essere le normali, quindi le facce invertite, non ci devono essere tutta una serie di cose che di errori che possano indurre la stampa a essere una stampa non corretta. Quindi, di base, l'oggetto mesh deve essere chiuso, le facce devono essere rivolte tutte verso l'esterno. Per fare questo controllo, lo possiamo fare visivamente, possiamo farlo tranquillamente controllando noi stessi l'oggetto, oppure possiamo servirci tranquillamente di parametri o addirittura add-on che ci permettono di controllare questi oggetti mesh. Adesso io vi consiglio, la prima cosa che vi consiglio è quella di, per esempio, entrare nel cubo, quindi iniziamo con un oggetto semplice, iniziamo con l'oggetto cubo, entrare in Edit Mesh e impostare, ad esempio, le unità di misura. Bene. In questo caso, Blender ci dà chiaramente metri perché il nostro cubo di default è 2 metri per 2 metri. Anzitutto, come possiamo attivare le lunghezze, ok? Quindi le misure. Le misure le possiamo attivare sempre in Edit Mode tramite questa linguetta, ok? Cliccando qua su Edge Late. Bene. Adesso, chiaramente, tutti quanti noi vogliamo utilizzare magari le misure. No? Le misure standard, quindi delle misure, chiaramente io non posso stampare un oggetto 2 metri per 2 metri con una stampante che ha un piatto, per esempio 40-40, no? Ovviamente è impossibile anche perché, insomma, stampo di solito oggetti piccoli, quindi parliamo di centimetri, non più in metri. Questa correzione, quindi lavorare in centimetri e non in metri, la possiamo fare tranquillamente andando sul contesto Scene, quindi scene di Blender all'interno della property window e impostando il sistema metrico a 0.1. Chiaramente noi abbiamo cambiato la scala globale, quindi adesso tutti gli oggetti hanno una misura accettabile. Questo oggetto è diventato da 2 metri per 2 metri a 2 centimetri per 2 centimetri. Quindi questo può essere stampato. Adesso, se io non facessi questo procedimento, non avrei chiaramente le misure, no? Per lavorare, anche se potenzialmente potrei anche non usarle, magari sono un artista, non mi interessa usarle, posso anche stampare questo cubo con i dati di base, ok? Posso anche stamparlo. La stampante in automatico, così com'è, scala 1 a 1, lo vedo su Blender 2 metri. Quando lo metto sulla stampante, la stampante lo vedrà a 2 centimetri, ok? Il nostro oggetto, abbiamo detto che nelle unità di misura, quindi senza cambiare la scala globale, ci risparmiamo un passaggio, semplicemente andiamo a impostare in centimetri la lunghezza, quindi da metri, ok? La passiamo a centimetri, ok? Giusto per evitare di cambiare la scala globale, potremmo confonderci, invece la manteniamo sempre a 1, ok? Riduciamo ad esempio il nostro oggetto, quindi di 2 centimetri, che poi sarà il cubo che andremo a stampare, e dopodiché dobbiamo controllare se, per esempio, le nostre facce sono tutte in ordine, ok? Per controllare le facce, di norma,
Basterebbe semplicemente guardarle, perché di solito le facce girate hanno una piccola colorazione di azzurrino molto chiaro, quindi potrebbe confonderci. Quindi utilizzeremo noi un tool di controllo. Questo tool che ci permette di vedere le facce, come sono orientate, lo troviamo sempre all'interno della linguetta, sempre in edit mode. Questi controlli vanno fatti sempre in edit mode, va bene? E impostiamo dove dice normal, impostiamo praticamente il centro qua, il centro della faccia. Non posso controllare gli spigoli, posso controllare una serie di cose, ma quello che ci interessa è questo qua. Ok, quando abbiamo questo segno che esce, questo segno azzurro che ci dà la direzione della faccia in pratica. Sappiamo che la nostra faccia è orientata in modo corretto perché il segno va verso l'esterno, va bene? La giriamo al contrario, ok? Come potete vedere, il segno cambia di colore, quindi sta dicendo occhio perché questa faccia è rivolta dal lato errato. Adesso i sistemi, i programmi di slicing, quindi come Repeater Host e vari, hanno, soprattutto quelli adesso attuali, quelli più moderni, hanno già dei sistemi di correzione automatica, va bene? Però è buona norma conoscere bene questo tipo di procedure e dare già allo slicer l'oggetto mesh più corretto possibile, va bene? Se dovessimo avere a che fare con molte più facce all'interno del nostro oggetto e le volessimo controllare tutte, cioè in maniera massiva, e quindi andare a correggere in maniera massiva eventualmente facce girate, basta che selezioniamo tutte le facce, ok? Andiamo sempre su normal e possiamo fare recalculate outside, quindi verso l'esterno. Cliccando questo tasto, quindi recalculate outside, non importa quante facce abbiamo, se sono centinaia, migliaia, decine, in questo caso non arriviamo neanche alla decina, correggerà tutte le facce verso l'esterno. Ok? E come potete vedere lo ha fatto. Poi all'interno qui sempre del tool di controllo abbiamo Mesh Analysis. Ok? In pratica ci dà informazioni su quelle che sono le facce che praticamente ci sta avvisando con il rosso che questa faccia praticamente è sospesa nel vuoto, perché non abbiamo in questo caso un appoggio. Ok? È chiaro che poi questo oggetto andrà sulla stampante, avrà l'adesione dell'appoggio, ma in questo caso ci sta avvisando che questa faccia non ha appoggio. Come potete vedere, io sto muovendo adesso questo edge, ok? Con questa faccia che leggermente, chiaramente, va verso l'esterno, ok? In questo caso io che cosa faccio? Premo G e Z, quindi porto questa faccia verso il basso. Come potete vedere, cambia colore. Questo colore fino al rosso è praticamente un avviso che questa faccia è troppo esposta, quindi è potenzialmente una faccia che cadrà, ok? Se non ha un sostegno in stampa. Poi andiamo a vedere cosa sono i sostegni, eccetera, va bene? Quindi questi diciamo che sono dei primi strumenti importanti per analizzare la mesh. Sono le facce cosiddette sospese, ok? Quindi che non hanno un supporto e quindi sono a rischio che possano cadere. Quindi lo slicer, cioè la punta, rilascia chiaramente il PLA o l'ABS, quindi il materiale che stiamo utilizzando, se non ha un supporto lo lascia all'aria, quindi cadrà e ovviamente non verrà fuori nulla. Ok? Però queste cose le vediamo adesso, poco più avanti. Poi hai detto che fa il controllo per vedere se ci fosse un buco, che tutte le facce devono essere chiuse, giusto? Benissimo. Sì, Però, allora se succedesse che c'è un buco, cosa fa questo slicer? Cosa succede? Non allora stampa male? Sì, allora, i programmi per stampare, quelli diciamo un po' più obsoleti, quelli un po' più vecchiotti, ti bloccano e ti dicono, ti compare la finestra, vedi che ci sono delle facce aperte, devi controllare
il modello. Quindi tu devi riaprirlo in Blender, andare a controllare le facce, andare a controllare se ci sono aperture, quindi devi fare la fusione e quant'altro. Quelli moderni fanno una correzione automatica, ti avvisa, fai clicchi su correggi e lui fa praticamente fa le correzioni, quindi aggiusta le facce. Una vita molto più semplice adesso, quindi aggiusta le facce, gira le facce sbagliate, chiude i buchi, fonde quello che c'è da fondere, eccetera. Quindi diciamo è molto più avanti. Questo sistema, questo tool, no? In molti che conoscono Blender, che già stampano, vedranno che io non sto usando l'add-on che ho messo a disposizione. Se vado su Preference, vado in add-on e cerco print, come potete vedere c'è un tool, il 3D Print Toolbox, che praticamente fa le stesse identiche cose che sto facendo io, però con il tool che mi trovo qui. Quindi Add-on ti salva un sacco di tempo e ti salva parecchi lavori a volte, ti aiuta tantissimo. sì, no, è vero, è chiaro. Io ho fatto vedere gli strumenti perché comunque anche per dimostrare che gli add-on servono, perché sono chiaramente una raccolta un po' di tutto quello che serve, proprio serve specifico, mi dà l'area, mi dà tutta una serie di dati, no? Per esempio le facce a 45 gradi, c'è tutta una serie di cose, quindi mi dice fai un check, io ti pigio il tasto e lui mi dice fai il check di tutte quelle cose che sono praticamente bisogna attenzionare nella stampa 3D, quindi se ci sono muri troppo sottili, quindi il thickness, se ci sono facce troppo sbandate, quindi la testina potrebbe far cadere il materiale se non ha un appoggio e quindi verrebbe totalmente distrutto il nostro lavoro e tutta una serie di cose che permettono il controllo del consigliere, persino ci dà pure la possibilità di esportare direttamente, ma con Blender si può fare tranquillamente anche da qua, eh. Basta faccio export STL, in questo caso il toolbox, che è appunto una raccolta di tutti questi di queste cose che io vi ho fatto vedere in Blender, permette di farlo direttamente da là. Quindi come add-on non fa altro che raccogliere, mettere insieme e anche aggiungere degli elementi che mi permettono di creare oggetti per la stampa 3D. Bene, come detto, andiamo a riconfigurare la nostra scena, quindi andiamo sulla Property Window, quindi Property Window, andiamo sul contesto Scene, andiamo su Unit e come abbiamo detto, andiamo a cambiare da quindi la lunghezza da metri, andiamo a mettere in centimetri, d'accordo, o millimetri se volete, e quindi possiamo andare ad abilitare sempre in Edit Mode, dobbiamo lavorare, qui da questa finestra andiamo ad aggiungere appunto le nostre misure e andiamo a ridurre per esempio l'oggetto e quindi possiamo lavorare con le misure che interessano a noi, ok? Quindi lo portiamo a 2 cm in questo caso. In questo caso, così quando andiamo a stampare la nostra stampante, possiamo avere l'oggetto quindi nella dimensione di 2 centimetri. Questo perché, come ho stampato prima, io non so se lo vedete, ho stampato, sembra una zolletta di zucchero, questo è un cubo che ho stampato poc'anzi. Bene, quindi abbiamo il nostro quadretto di 2 centimetri, quindi abbiamo visto come controllare la mesh. Ok, per esportarlo lo posso esportare direttamente da qua oppure, come detto prima, lo possiamo esportare anche direttamente da qua. Quindi export e qui abbiamo praticamente tutta una serie di dati di esportazione. In questo caso possiamo esportare anche un elemento della scena, quindi se ho più mesh che compongono magari il mio oggetto, ma voglio stampare solo una determinata cosa, posso selezionare l'oggetto mesh e flaggare su salva solo il selezionato, che okay? In questo caso se io levo il flag mi salva tutti gli oggetti che sono nella scena, va bene? Ed esporto in STL, quindi in questo caso sovrascrivo il cubo che avevo già fatto. Bene, prendo il mio oggetto, condivido adesso il computerino
questo software, Peter Host, ve l'ho detto, è gratuito, quindi potete andare a scaricare tranquillamente, è libero. Anzitutto, cosa bisogna sapere di un software come questo prima di andare a vedere il nostro risultato? Questo cubo, che è praticamente uno spazio in generale, questo non è altro che il volume della nostra stampante, quindi l'altezza che può raggiungere il braccio dell'asse Z, ok? E poi abbiamo il nostro piatto, che è praticamente in questo caso, se non mi sbaglio, è 20-20, quindi possiamo chiaramente cambiare in base alla stampante questi dati direttamente da qua, quindi andando su stampante, su impostazione della stampante noi possiamo andare a cambiare il tipo di stampante, quindi possiamo andare a regolare il piatto quanto poi deve essere grande, la velocità, possiamo cambiare quanti estrusori ha questa stampante, possiamo cambiare tutta una serie di cose proprio in base alla stampante, in questo caso per esempio il piano di stampa, in questo caso è 22 per 22 per 25 di altezza, ok? Se avessimo, io ho un'altra stampante a fianco a quella che stiamo usando questa sera, che è più grande, è un formato quasi doppio, quindi per gestire quella stampante non faccio altro che regolare 44, 44 e più o meno 30, che è più alta come stampante, quindi ho un piano più grande, quindi la testina potrà fare più strada rispetto a questa qua, che è una stampante standard come dimensioni, va bene? E quindi se avessimo una stampante più grande lo possiamo tranquillamente andare a regolare da qua. Poi un dato importante è quello della connessione. Questo di solito è il dato più rognoso di un software come questo, perché bisogna far dialogare la nostra stampante con il computer in questo caso. Noi possiamo utilizzare la stampa in due modi, con Repeater Host. Prendo il mio oggetto 3D, lo esporto in STL, ad esempio, lo porto su Repeater Host, quindi questo programma, dopodiché creo lo slicer, lui mi crea praticamente il percorso, posso prendere la chiavetta, andarla a mettere nella porta USB direttamente della stampante, andarmi a richiamare l'oggetto e stamparlo. Nel caso in cui invece volessi collegare la stampante al computer, devo andare a settare questi dati, quindi lanciare direttamente la stampa dal programma. E quindi devo andare a vedere in che porta la stampante si è andata a configurare, la velocità di trasmissione della porta, questo dato qua, che di solito è proprio questo quello che dà più rogna. In questo caso è una USB, che lui le chiama COM, come porta di comunicazione in pratica. Ok, ma è sempre una USB. Se andiamo a vedere nel computer in che porta si è andata a collocare, è andata a collocarsi una porta USB. Ok, nel mio caso questa porta dialoga a una velocità di 115 e 200 bound rate. Ok, come accorgersi se è tutto a posto? È semplice, perché se noi andiamo adesso a parlare con la stampante, andiamo a chiedere alla stampante di dialogare, quindi la connettiamo. Come fai a sapere che è 11.400 euro? Io le ho provate tutte, quindi arrivato a un certo punto ha cominciato a dialogare, me ne rendo conto, perché quando vado in manuale, quindi provo a muovere la stampante in manuale, chi ha una stampante sa benissimo che può muovere gli assi della stampante direttamente dal display che ha la stampante, no? Basta andare sulla stampante, andare sul display della stampante e possiamo vedere. Possiamo agire sulla stampante, quindi muovere gli assi, quindi possiamo alzare, portare avanti, portare la cosiddetta testina a casa, quindi nella posizione home, possiamo accendere il piatto, accendere la testina, quindi andare sulle incandescenze, far uscire il filo, eccetera. In questo caso, quello che io potrei fare direttamente dalla stampante, quindi dal vetrino della stampante, lo faccio direttamente col computer. Quindi, quando la mia porta USB è settata bene, quindi il bound rate è settato bene, e muovo questi direttamente dal software, non so se vedete, si sta muovendo la testina adesso. Noi vediamo muovere il mouse. Ok, quindi no, perché non vedete, aspettate un attimo, vediamo se riesco a mettere la vista. Allora, si vede, si vede. Si vede si vede qua. Lo vedete?
Cosa vedete, ragazzi? Si vede la stampante proprio che si muove fisicamente. Esatto. Ho visto la stampante muoversi fisicamente. Io no. Io Dov'è? sì. Giù, in Lo vedete basso, dove sta dalla... l'immagine. Sì, nella finestra piccolina si Eh vede. sì, si vede dalla finestra piccolina, Ah, perché... nella finestra piccola. Io Sì. cercavo di vedere qua sullo schermo, ma No, allora... perché sullo schermo non si vede la stampante, lo vedete perché io ho messo una webcam sulla stampante, però è uno di voi, un ospite che sta guardando anche, sta partecipando alla chiacchierata di questa sera. Allora, tornando al repeater, quindi abbiamo quindi la nostra stampante che sta, in questo caso, sta dialogando, va bene? Quindi è tutto corretto. Io da qui posso anche accendere il piatto, ok, e accendere la testina. Quindi in questo caso il piatto raggiungerà i 55 gradi e la testina i 185 gradi. Questi sono dati da per utilizzare il PLA. Il PLA è una bobina di filo di questo materiale che praticamente è un materiale, diciamo, biodegradabile. Sembra plastica a tutti gli effetti, ma in realtà è biodegradabile. Poi invece abbiamo l'ABS, che ha però temperature più elevate. Infatti, se avviciniamo quelle temperature, ci compare un tip e ci dice l'ABS ci vogliono 240 gradi, dai 240 gradi ai 260 gradi. Il piatto, ad esempio, che è messo su 55 gradi per il PLA, per l'ABS ci vogliono dai 100 gradi ai 120 gradi di utilizzo. Io utilizzo il PLA perché è atossico, quindi lo posso usare in casa senza gas tossici. L'ABS invece, che poi è la classica plastica, è chiaramente in fusione rilascia appunto delle sostanze, insomma, che non fanno proprio bene. Adesso importiamo l'oggetto che abbiamo creato, diciamo, con Blender, quindi il nostro piccolo cubo di base, va bene? Ok, questo è il nostro cubo, quindi automaticamente il software lo ha messo al centro, l'ha messo in piano. Noi in Blender invece, se avete visto, noi non l'abbiamo dovuto mettere in piano, non l'abbiamo dovuto sollevare e metterlo all'origine zero del piano. Qua il repeater host lo fa invece in automatico, ce lo porta direttamente sul piano, ce lo sistema, ok? È tutto quello che noi importiamo, anche se in Blender sta in livelli diversi, poi alla fine qui lo viene a mettere tutto sul piano perché chiaramente è quello che gli interessa, va bene? Perché lui adesso non sta calcolando questo spazio come spazio 3D infinito come in Blender, no, lui lo sta calcolando come piatto della stampante, va bene? Io uso STL, mi sono sempre trovato benissimo, in giro trovo tantissimi modelli STL, l'STL è riconosciuto a livello globale come estensione per la stampa 3D, quindi uso quello. Probabilmente ci sono anche slicing che leggono direttamente anche il punto blend, che io sappia. Io con il repeater mi sono sempre trovato bene e onestamente, sinceramente, per quello che faccio, non ho necessità di andare a trovare a sperimentare altre cose. Ho anche provato cura, ma mi sono sempre trovato benissimo con questo. Allora, in pratica, comunque, di base, questi programmi per la stampa 3D fanno praticamente tutte le stesse cose. Poi c'è quello che può fare qualcosa in più, ma di base fanno tutti la stessa cosa. E in pratica, cosa fanno questi programmi? Questi programmi hanno questa particolarità. Questo è il mio oggetto, ok? Come vedete, è un oggetto tridimensionale come se lo vedessi su Blender, ma se vado qui sul tasto magico, che poi è il tasto più importante di tutto il programma, mi chiede se voglio effettuare lo slicer. Allora, io posso scegliere diverse cose, quindi posso scegliere la qualità, quindi lo spessore, posso scegliere il tipo di adesione sulla base, posso creare dei supporti, come posso anche non crearli, no? In questo caso non creerà nulla perché non ha bisogno di supporti, però se io metto ovunque, automaticamente il software mi creerà dei supporti, lo vediamo subito dopo, mi creerà dei supporti per evitare che questi oggetti in aria possano cadere, quindi
il filo che viene estruso. Un po' come i modellini, un po' come i modellini, quelli che vai a costruire, quelli da tipo quando vai a costruire gli aerei che sono in pezzettini, sono attaccati. Quella è una pratica diversa, perché quelli sono fatti a iniezione. Quelle canalini che tu vedi non sono altro che canali dove viaggia la plastica ad alta pressione e sono cosiddetti stampa a iniezione. In questo caso è stampa a deposito, cioè il filo, la testina della stampante deposita del PLA, okay, o dell'ABS. Però è chiaro che se non ha un supporto aereo, d'accordo, cade nel vuoto, ok? Quindi l'oggetto dovrà avere dei supporti, ma lo vediamo subito dopo. Possiamo scegliere la velocità, è chiaro che più lento va, più preciso sarà, più veloce chiaramente va, la velocità va a discapito a favore della qualità. Densità dell'infill. In pratica l'oggetto, adesso ve lo faccio vedere, all'interno non verrà pieno, a meno che io non gli dica che deve venire pieno, ok? Quindi fuori sembrerà compatto e solido, dentro sarà praticamente vuoto con un nido d'ape, ok? Questo gli regala, innanzitutto ci fa risparmiare tantissimo tempo. Comunque il nido d'ape regala all'oggetto molta robustezza, davvero molta robustezza. E poi c'è un guadagno di filo, perché chiaramente andarla a riempire tutto significherebbe consumare molto più filo, ok? E il peso. Una delle cose particolari degli oggetti 3D, stampati con la stampante 3D, è una delle cose particolari, è proprio la leggerezza dell'oggetto. Ma andiamo a vedere con questi dati di base cosa succede all'oggetto. Quindi non fa come con Blender, che all'interno è vuoto, ci piazza lui un nido d'ape di suo. Esatto. E non si può fare come con Blender, che all'interno è vuoto, così risparmia ancora più adesso fine. Lo andiamo a vedere in Blender, quello che tu dici. Ok, andiamo ad analizzare adesso che cosa è successo all'oggetto, ok? Se vedete, sembra diverso. Guardate che cosa è successo. Ah, noi adesso questo oggetto non l'abbiamo più creato in faccia come in Blender, ma se vedete è tutto fatto a linee, ok? Queste linee sono praticamente il percorso che fa la nostra testina. Se infatti, se noi andiamo adesso a vedere layer per layer, quindi possiamo andare a vedere la costruzione, questo sarà il primo passaggio, quindi avremo un primo passaggio che è fatto da queste linee. Questa sarà la costruzione che fa la nostra testina. La nostra testina girerà livello per livello, livello per livello, sale, 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 ok? E poi ci mette il tappo alla fine, va bene? Quindi questo qua che noi vediamo è tutto il percorso che farà la testina. Quindi in pratica che cosa fa lo slicer? Non fa altro che convertire la nostra mesh in G-code, ok? Il G-code non è altro che tutta una serie di dati, proprio veri dati, sono proprio dei dati numerici che vengono dati alla stampante per far muovere la testina e l'estrusore. Quindi questi dati diranno alla testina: muovi in questo senso battiti, no? Perché i motori delle stampanti non sono motori a presa diretta, non è che tu metti la corrente e quelli girano a tutta velocità, no, vanno a impulsi. Quindi, per esempio, faccio un esempio, adesso non lo so, però per esempio magari 1000 impulsi dati a quel motorino permettono a quel motorino di fare un centimetro, ok? Quindi 8 impulsi permettono al motorino di far muovere gli assi X, Y, Z a seconda della creazione appunto di questo oggetto. Quindi la stessa cosa dell'estrusore e quant'altro. Okay? Quindi il G-code non è altro che una serie di numeri, di dati, che poi vengono dati ai motorini per costruire l'oggetto. Okay? Quindi la procedura è: costruisco il mio oggetto, lo sporto in STL, lo metto in, lo manipolo con questo programma, ad esempio appunto questo qua Repeater, d'accordo, che mi dà la possibilità di convertire l'STL in G-code, ok? Poi il G-code viene dato direttamente alla stampante, quindi o
salvo il G-code in una SD, quindi o in una pendrive, e lo do direttamente alla stampante, oppure nel caso in cui ho collegato, come nel mio caso, la stampante al software, clicco il tasto stampa, automaticamente parte la stampante e mi comincia a stampare, in pratica. È quello che sto adesso facendo. Magari qualcuno di voi sta vedendo cosa sta facendo la stampante, ok? Sì, lo vediamo. Ok. Allora, prima di stampare, cosa bisogna fare con la stampante? Cioè, qual è la procedura nel frattempo che si riscalda il piatto, si riscalda che parte, perché è già tutto pronto, infatti è partita. Qual è la procedura da effettuare prima di iniziare a stampare? Ok. Anzitutto dotarsi, a mio avviso, di una livella, ok? Quella classica livella da operaio, no? Che ci dà, appunto, con la bolla il riferimento in piano, e quindi guardare, andare a... un attimo solo... Quindi andare a controllare, no? Sul nostro piatto, non so se vedete quello che sto facendo, andare a controllare se il nostro piatto è in piano, ok? Quindi basta semplicemente fare due controlli. Una volta che abbiamo stabilito che il nostro piatto è in piano, ha dei regolatori laterali, quindi si possono tranquillamente, si può andare a regolare tranquillamente, una volta che è in piano, si fa il controllo della distanza dell'ugello, ok, dal piatto. Questo controllo come si fa? È molto semplice, basta prendere un foglio di carta, ok, un normalissimo foglio di carta, si mette la testina della stampante in un angolo del piatto e si controlla se il foglio di carta passa sotto la testina, va bene? Fatto questo, se è tutto a posto, quindi il foglio di carta è praticamente riesce a scivolare sotto la testina senza che ci sia troppo spazio, ok? Deve solo scivolare, si deve sentire la testina che striscia, ok? Dopodiché si porta la testina in un altro angolo, ok? Sempre con i manipolatori, va bene? Quindi si porta la testina in un altro angolo, si fa lo stesso controllo, quindi con una regolazione si controlla con il foglio se ho questo minimo spessore, ok? E lo stesso cosa si ripete nei quattro angoli, ok? Quindi ho adesso il piatto in piano e la testina che è in pratica alla distanza corretta, ok? Fatto questo, posso iniziare a stampare, cioè avrò la testina alla giusta distanza per evitare che il nostro oggetto si possa staccare dal piano. Il piatto che voi vedete è un piatto magnetico, questo piatto magnetico si può staccare, è molto utile, perché una volta che ho finito posso staccare direttamente il piatto magnetico dal piatto, diciamo, fisso. È una sorta di tappetino magnetico, ok? È pure molto ruvido, quindi gli oggetti in stampa possono essere, si bloccano automaticamente, anche se io utilizzo anche la lacca per capelli, quindi molti che stampano fanno una bella spruzzata di lacca per capelli, in maniera tale che il PLA si attacca direttamente sul piatto e non si stacca più, quindi si dà molta solidità, quindi all'adesione, ok? Una particolarità però della lacca è che chiaramente oggi butto lacca, domani butto lacca, continuo a buttare lacca, la lacca fa spessore. Quindi io consiglio ogni tanto di prendere il tappetino magnetico sotto l'acqua calda, pulirlo con una spugna e levare tutta la lacca in eccesso, ok? E vi assicuro che la lacca ne utilizzerete tanta e di spessore ne fa tanto. Ok, nel frattempo che stampa, torniamo un attimo a noi, così vi faccio vedere un pochettino quello che poi il risultato nel frattempo che fa
Adesso questo quadratino l'avevo stampato poco prima, insomma, della nostra riunione. Adesso andiamo a vedere con un calibro. Questo è un calibro comprato, uno di quei calibri, no? Dai cinesi, si vede, sì. Si vede. No, no, non è proprio cinese, è della Parkside. Mo c'è pure Schwarzenegger che fa la pubblicità della Parkside, quindi lo posso mostrare con gioia. Allora, come potete vedere è azzerato, quindi mi dà zero. Questo è il nostro cubetto, lo vado a misurare, quindi possiamo andare a vedere un pochettino quelle che sono le misure. Come potete vedere, perde poco, ma considerate che questo filo ha avuto, è lì da tanto tempo, senza essere stato conservato a modo, però davvero perde pochissimo. Se lo andiamo a misurare da tutti i lati, come potete vedere, perde davvero, davvero poco rispetto, no? Questo è un 2 centimetri per un 2 centimetri, quindi perde veramente decimi di millimetro, quindi accettabilissimo come stampa, ok? Una cosa importante della stampa è chiaramente questo, cioè la parte i layer, i vari layer che si vanno a depositare uno sopra l'altro. Allora, una buona stampante deve rilasciarvi praticamente la superficie davvero liscia, ok? Non si devono vedere i vari layer di deposito, ok? Nel mio caso questa stampante mi dà tantissime soddisfazioni, perché sembra davvero talvolta stampato a iniezione, quindi sono molto soddisfatto della qualità di questa stampante. Quindi conviene calcolare sempre un po' di più, in modo tale da non avere del gioco, dover solo combinarsi dei pezzi tra di loro? Volete un consiglio? Casomai rilimi un po'. Allora, no, allora, l'oggetto una volta stampato, noi stiamo guardando un quadretto, quindi davvero un oggetto molto, molto, molto semplice, va bene? Ok, poi una volta che abbiamo stampato, chiaramente ci sono delle cose da fare, cioè prendete un po' di carta vetrata, anche perché se si guarda attentamente un oggetto stampato, ve lo faccio vedere con la penna Blender, ok? Un oggetto stampato poi rilascia sempre delle piccole impurità, delle parti magari un pochettino più, diciamo, non proprio eleganti da vedere, ok? Quindi deve essere comunque trattato. Quindi un po' di carta vetrata, si fa un pochettino di lavorazione, eccetera. Va bene? Ma diciamo un'altra cosa, siccome Quindi, deve essere 2 centimetri, supponiamo che tu devi avere esattamente 2 centimetri, perché magari un pezzo che si incastra da un'altra parte non deve avere gioco, quindi devi calcolare sempre un pelo di più, perché se un po' se lo mangia, casomai lo limi, questo dicevo io. Sì, allora, è giusta osservazione. In pratica è chiaro che la stampante la dobbiamo conoscere molto bene, e se dobbiamo fare dei pezzi di altissima precisione, è ovvio che dobbiamo stampare, fare delle prove ed eventualmente andare a correggere. Però parliamo di decimi di millimetro. Cioè questo oggetto qua è 2 centimetri, questo oggetto, se lo andiamo di nuovo a misurare, quanto ha perso i 2 centimetri? Quello cos'è? Un calibro ventesimale, no? Sì. Allora, se andiamo a prendere il nostro calibro e andiamo a vedere, c'è 19,58, ok? Questo è il lato, diciamo, più scassato. Prima di tutto fammi vedere se è a zero, lo azzeriamo, zero, ok? E quindi lo andiamo a rimettere, ok? 19,60, ha perso 4 decimi di millimetro, ok? Accettabile? Se è accettabile va bene, se no andiamo a calcolare eventualmente l'errore, ok? Quindi aumentando appunto ovviamente di un decimo, 3 decimi di millimetro, eccetera. Anche se mi sembrano cose un po' esagerate, però ovviamente dipende da quello che vogliamo fare, da quello che dobbiamo Sì, fare. magari puoi avere dei pezzi che si devono collimarsi tra loro e a volte fa la differenza, perché magari fa poca frizione e non si attaccano, capito? Sì, allora andiamo a vedere un pochettino un oggetto un pochettino più complicato.
ok? In maniera tale che andiamo a fare a complicarci un po' la vita. Per esempio, io prendo questo oggetto, ok, e vado ad aggiungere, per esempio, qualcosa che ok. Questo oggetto... esempio è l'esempio che ci dicevi, questo che non trova base d'appoggio e ti rompe le scatole. Esatto. Ma se tu lo sdrai per terra, il problema lo risolvi, no? Ma non tutti gli oggetti si possono sdraiare a terra. Ci sono degli oggetti che chiaramente, come lo sdrai, avrai sempre qualcosa che non va, ok? O meglio, possiamo fare una... no, usiamo questo esempio, va benissimo. Allora, facciamo esporta. Ok, adesso in questo caso carico il mio file. Pezzo. Bene, sì, è chiaro, io posso anche prendere l'oggetto così com'è, posso anche girarlo, vedete, posso girarlo, quindi in base all'asse posso vedi, coricarlo così, però abbiamo detto questo è un oggetto sperimentale, giusto per esemplare. Immaginiamo che abbiamo un oggetto più complicato che come lo giriamo, giriamo, c'è sempre una parte in sospeso. Comunque, se adesso andiamo a fare lo slicer, ok, lui adesso che cosa fa? Nel frattempo ha finito la stampa del cubetto. Le impostazioni di prima, come avevamo visto, gli avevamo detto di creare dei supporti ovunque, dove servissero. Nel frattempo ha stampato il cubetto e l'ha fatto ancora meglio di quello che era prima, va bene? Ok, cosa vediamo qua adesso nel nostro oggetto? Cosa è cambiato? È stato aggiunto un oggetto in più, ok? Ma questo è un oggetto di supporto. Quindi questo oggetto di supporto, in pratica, ha una parte che va in rottura, ok? Vedete questo... C'è un posto dove puoi mettere il colore diverso. Bello spesso il supporto, eh? Allora, sì, è bello spesso perché comunque è molto larga la base, perché lui si rifà la base dell'oggetto che è modalità, cioè è sospeso, ok? Quindi si fa a quella base, va bene? Ma se andiamo a visualizzare come è stato la densità, ecco, la densità, no? È diversa rispetto a quella dell'oggetto, ok? Noi possiamo anche regolare la densità e farlo ancora meno denso rispetto all'oggetto. Questo lo possiamo fare più denso, ok? Questo lo possiamo fare più denso perché magari lo vogliamo ancora più robusto, ok? E questo lo possiamo fare anche meno denso rispetto all'altro. Infatti si differenzia come forma dell'oggetto. Questo pezzo andrà buttato, ok? Quindi questo pezzo andrà messo da parte. Quindi se abbiamo la E come la possibilità, cambi la densità? È sempre dallo slicer. Quando vado a fare qui lo slicer, in pratica, posso andare a decidere. Non so che dovrebbe avere questa finestra che mi dà fastidio. Sì, lo so, ma come decidi la differenza tra il supporto di spessore, cioè di pienezza, e invece... Dalle impostazioni del software. Io qua, direttamente dallo slicer, posso cambiare l'infill densità dell'oggetto. Quindi posso andare a aumentare, per esempio, no, lo portiamo al 35%. Adesso vado a fare lo slicer, ok? Ci vorrà un poco. Che cosa fa lui? Va a cambiare la densità dell'oggetto finale, quello che poi rimarrà a me, quello che io voglio stampato. Invece, per andare a regolare i supporti, lo si fa dalla configurazione, va bene? Perché i supporti sono, diciamo, uguali a tutti gli oggetti. Ok, se andiamo a vedere adesso, scusate, sto facendo confusione con le stampanti, con le tastiere, o due tastiere. Ok, come potete vedere, l'oggetto ha aumentato sensibilmente la densità, vedete? È molto più denso.
addirittura io posso anche portarla al 100%, quindi sarà praticamente pieno l'oggetto, ok? Quindi se io in fase di slicing porto questo parametro al 100%, l'oggetto sarà praticamente pieno, ok? Chiaramente se come... dai, e se gli dai zero invece soltanto le quattro facce? Sì, fa solo le quattro facce, però non si legge. Però in pratica se tu vai poi con le dita a premere, no? E si spacca tutto in pratica. E poi il tettuccio, cioè hai visto il cubo A, poi alla fine ti fa la chiusura, il tappo superiore, no? E non incontrerà nulla, ok? Vedi, in questo caso adesso praticamente a densità 100% questo cubetto sarà praticamente pieno, ok? Però serve... può anche essere che serva, perché magari ci serve un cubetto pieno, però ci metterà molto più tempo a stampare, utilizzerà molto più filo, eccetera. Quindi questa la densità è qualcosa che deve essere provata. Va bene? Di norma il software lo mette al 10%, io consiglio sempre di fare dei test, delle piccole prove. Quindi provare con i dati di base del software e poi eventualmente andarli a variare in base a quelle che sono come si chiama? In base a quella che è la stampante, la voglia, cioè le necessità di stampa e quant'altro. Ok? Bene. I supporti. Allora, i supporti in questo caso abbiamo detto che lo slicer ci ha dato in un supporto, diciamo, suo, ok? Ma nulla toglie che io questo supporto lo possa andare a creare direttamente in Blender. E sotto certi aspetti conviene anche, perché il supporto me lo posso creare anche in un certo modo, ok? Quindi guadagno di tempo e nella stampa, posso fare tutta una serie di cose, guadagno di tempo, guadagno di filo e quant'altro. Oppure mi posso semplicemente affidare appunto a quello che è la stampante. Oggi i supporti sono fatti a fisarmonica. Allora, questo tipo di supporto che all'interno a fisarmonica, sì, è un'altra tecnica che permette di fare, di guadagnare filo e tempo. Ok, però vi ripeto, questi sono tutti pezzi che poi vanno buttati. Allora, di norma io vi dico, non vi preoccupate dello spreco del filo. Una bobina di filo costa, cioè, ha un prezzo abbordabilissimo e ci stampate pure parecchio. È chiaro che devono essere poi cose che devono essere valutate, ok? Tornando a Blender, cosa non dobbiamo fare? Se noi entriamo in wireframe, vediamo che questo oggetto all'interno è vuoto. Noi abbiamo sempre l'impressione che sia un oggetto vuoto, perché giustamente, anche se noi per esempio prendiamo il clipping, ok? Quindi se noi facciamo così col clipping, no? Noi questo oggetto lo vediamo come se fosse vuoto, ok? Allora, dobbiamo cercare di cambiare mentalità e ragionare come ragiona una stampante. La stampante 3D ragiona che se è un oggetto chiuso, per lei è pieno, ok? Anche se noi lo vediamo vuoto, se è un oggetto chiuso, per la stampante 3D è un oggetto pieno, ok? Se noi volessimo creare questo oggetto vuoto, l'unico modo per poterlo creare con la stampante 3D vuoto è o utilizzando la densità dell'infill a zero, e quindi non crea i supporti, d'accordo? Aumentiamo lo spessore, per esempio, della paretina, eccetera, ma non è un sistema corretto. Il sistema corretto, in questo caso, per creare un oggetto vuoto, è questo. Prendo un oggetto, ne creo un altro, lo riduco in dimensioni, quindi già scelgo in questo caso
come deve venire, ok, quindi quanto spessore deve avere, quant'altro, e in questo caso posso creare, per esempio, un'operazione booleana, quindi prendo il mio modificatore boolean e vado a fare la sottrazione dell'oggetto che è apply. Okay. Che cosa ha fatto il booleano? Il booleano all'interno della mia mesh che Blender considera chiusa e quindi piena, all'interno ho messo un cubo, ho sottratto questo cubo dell'altro cubo in pratica ed è venuto un oggetto all'interno, un cubo vuoto con la parete, con questo spessore di parete, ok? Di fatto, se io prendo un oggetto mesh, quindi vado ad inserire un altro oggetto mesh, ok? E vado a fare la sottrazione di questo oggetto, sempre con un booleano, quindi vado a crearmi un buco in questo oggetto che ho generato, quindi questo, sottraggo questo, apply, questo lo leviamo, ecco il risultato, vedete? Io con l'altro oggetto ho fatto la sottrazione giusto per farvi vedere il buco, ok? Però vedete cosa è successo? Che quell'operazione booleana che ho fatto prima mi ha generato questo, ok? Questo può essere stampato, anche così com'è, come lo vediamo, anche se c'è questo buco, questo può essere stampato, perché non è un oggetto aperto, ma è un oggetto a tutti gli effetti, questo è un oggetto chiuso. Ma vale la stessa pena anche fare, usare il modificatore per aumentare invece lo spessore, diciamo, delle, sì, per aggiungere uno spessore uguale. Sì, va bene anche quello, tu quindi stai parlando appunto... Perché mi sembrerebbe più preciso come sistema per fare la boolean in questo caso, perché si adatta a qualunque forma tu vai a utilizzare. Solidify. Quello, ecco. Ok, quindi io vado a creare questo qua. Ok, quindi ho anche... Qualunque forma hai, lui si adatta, no? Sì, anche questo qua. Devo chiaramente applicarlo, ok? Inserisco sempre un oggetto cubo, questo giusto sempre per vedere il risultato, come abbiamo fatto con quell'altro. Il risultato non cambia. Diverse tecniche, stesso risultato. Quindi prendo questo oggetto, ok? Vado sul mio cubo dove avevo fatto la mia operazione, quindi boolean, vado a sottrarre questo, ok? Apply, questo lo leviamo, ok? Stesso risultato, vedete? La stessa cosa. Comunque questi due oggetti sono idonei alla stampa, va bene? Non è idoneo alla stampa, assolutamente non idoneo alla stampa, un oggetto fatto in questo modo. Entro. Questo non è idoneo alla stampa, perché non ha uno spessore. Se non c'è uno spessore, no? La stampante non legge nulla, non esiste. Cioè questo che io ho fatto, cioè ho levato una faccia e quindi sembra una scatola vuota, questo per la stampante 3D non esiste, per lo slicer non esiste. Quindi se volessi fare una scatola vuota non la posso fare. Se volessi fare una scatola vuota, il principio è lo stesso. Prendo il mio oggetto, d'accordo, vado utilizzando appunto il Solidify, ok? Vado ad aumentare la faccia, ok? Lo vado ad applicare. Questo sì, questo è idoneo. Questa è una scatola vuota idonea per la stampa, va bene? Per lo spessore, non perché manca la faccia, ok. Perché mancava lo spessore. In questo caso ha uno spessore, io ho messo uno spessore abbastanza, diciamo, ricco come spessore. È chiaro che non posso scendere però sotto una soglia, soprattutto con le stampanti a filamento, ok? Perché già di loro le stampanti a filamento già ha un calibro, la punta, cioè l'ugello, il buco della stampante ha una misura, quindi non posso scendere sotto quella misura perché prende, me lo legge come errore, non va bene, non stampa, ok? Poi... Se è aperto è considerato un solido, insomma. Sì, deve essere considerato un solido. Cosa non posso stampare?
prendo degli oggetti, anche diversi, in questo caso io sto usando dei cubi, però attenzione, parliamo di oggetti di qualsiasi tipo, Ma quindi per dire, tu hai fatto tutte facce piatte, ma ti fa anche una sfera, quindi anche se a curva? Tutto fa, no, fa tutto, attenzione. Adesso lo andiamo a vedere. Per esempio, oggetti come questi non possono essere stampati. Un oggetto dentro un oggetto, ok? Se andiamo a vedere in wireframe, questa sfera è dentro il cubo. Questo tipo di operazione non può essere fatto, ok? Se invece prendo il cubo booleano, unisci alla sfera, ok? Qui apply, levo la sfera di riferimento, questo oggetto sì. Perché questo oggetto, questo cubo e questa sfera sono un unico pezzo. Ok? Perché con il Boolean lo abbiamo praticamente fuso, sono praticamente lo stesso oggetto ormai. Ok? Questo lo può stampare. Con la stampante 3D possono essere stampati qualsiasi tipo di superficie, possa essere rotonda, possa essere cilindrica, possa essere qualsiasi tipo di superficie, tant'è che li vediamo gli oggetti, ok? Come sono stati realizzati. Se io prendo per esempio il mio treno, no? Vedete? Ci sono superfici rotonde, ci sono superfici di tutti i tipi, vedete? Superfici arrotondate. Lì vedo proprio il treno, vedi che proprio sulla parte di sopra, ecco, bloccati lì, bravo. Vedi che se tu vedi, diciamo, il cilindro, no? Vedi proprio le strisce orizzontali Esatto. che sono quelle che intendevo dire, quindi non prende, diciamo, la parte shading, diciamo, come se la facessi rotonda, te la Bravo. prende in base alle facce. Ecco, quello stavo per chiedertelo, ma Sì, anticipo. allora andiamo a vedere quest'altro tipo di problematica. Ok, quindi abbiamo parlato dell'unione degli oggetti: oggetti non possono intersecare insieme ad altri oggetti, oggetti vuoti non possono esistere, devono avere un mezzo spessore, eccetera. Andiamo a vedere invece la qualità della superficie, va bene? Quindi lo andiamo a vedere tramite un cilindro. Bene. Ho introdotto il cilindro. Vedete? Il cilindro, come potete vedere, si vedono tutte le sfaccettature della composizione del cilindro. Va bene? Anche se io vado ad aggiungere lo smooth, ok? Parrebbe bello levigato, ma nella stampa 3D lo smooth non si vede. Ok? La stampa 3D io lo vedo con lo smooth, ma quando lo vado a stampare lo vedrò così. Quindi l'unico modo per poter avere delle superfici super levigate nella stampa 3D è quello di aumentare sensibilmente il numero delle facce. Quindi introduco un cilindro, va bene, aumento il numero di facce. Ecco, la differenza fra questi due cilindri in stampa 3D è che questo farà vedere ogni faccia della sua sfaccettatura. Questo in pratica ne farà vedere talmente poche, perché sono talmente tante strette tra di loro, che difficilmente si farà caso alla sfaccettatura. E poi con un colpo, veramente un colpo di carta vetrata, verrà una superficie super liscia, o addirittura mettendo il bicomponente, quindi gli oggetti stampati possono essere anche in pratica spennellati con un bicomponente in resina ipossidica e quindi levigare in maniera interessante le superfici. Va bene, però è sicuro che una superficie del genere avrà una qualità superiore rispetto a una superficie del genere. È come ha fatto notare Walter nel treno. No? Sono evidenti le sfaccettature di questo oggetto. Vedete che si vedono le facce, no? Vede anche molto bene sul corpo della cosa, Esatto, della. qua vedete le facce? Ok? Perfetto. È chiaro, io l'ho fatto, questo va in esposizione, quindi la gente non sta lì a guardare da vicino. Questo va in esposizione a una certa distanza, quindi non mi sono neanche perso in. Si vedono le sfaccettature anche qua, vedete? Però magari se gli davi una levigata, forse si vedeva Sì, anche meglio. con la resina, passata la resina, queste cose non si vedono neanche più.
Quindi potrei investirci un altro po' di tempo e renderla ancora più, diciamo, più liscia, più gradevole alla Ma vista, alla schiena. se tu ci metti più facce, Sì. ovviamente impiegherà più tempo e consumerà più filo. Quindi alla No. fine risulta più economico questa ultima soluzione che dici tu con la resina, oppure No, conviene farlo già? in realtà l'aumento di facce è solo un problema in modellazione in Blender. Sappiamo bene che modellando oggetti in Blender, più facce mettiamo, più dobbiamo stare attenti al modello, più dobbiamo muovere poligoni, dobbiamo avere magari macchine anche più performanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che il problema si pone solo a livello Blender. Perché una volta convertito in STL, dato al Core Engine, che poi magari farà un piccolo sforzo in più per andare a creare il G-code, per il resto è a posto. Non, la stampante va a stampare, eccetera. Non ci sarà filo in più, perché per il filo noi dobbiamo parlare di distanza, perché quando la macchina comincia a fare i suoi giri, in pratica, o realizza questo. Scusate, quando la testina comincia a camminare, o realizza questo, o realizza questo, diciamo che le distanze in più o in meno sono minime, ok? Noi dobbiamo sempre pensare che la testina cammina e quindi, cioè, o fa una curva più dolce o una curva più retta, sempre a livello lineare, più o meno fa la stessa strada, ok? Quindi diciamo che a livello di stampa i tempi sono relativamente diversi. E invece. Se tu dovessi stampare, scusa se ti interrompo, però mi sembra una cosa interessante questa. Tu dovessi per esempio fare un modellino di un treno piuttosto che di un aereo, di un robottino da assemblare, quello che vuoi, no? La prima cosa che ti viene in mente. Se tu, quello che tu dovrai fare, quindi dovrai fare dei vari pezzi, no? Che poi dopo andrai a assemblare. Quindi serviranno i supporti, come dicevi tu prima, che Perfetto. non sono però da utilizzare come, dicevi tu, il sistema, diciamo, a pressione, che dicevi tu, quel sistema lì, ma userai questo sistema col PLA. Benissimo. Ma quindi cosa fai? Ti disegni anche i supportini che quindi in questo modo ti vai ad attaccare, oppure lasci fare questa cosa allo slice in modo tale che te li crei lui, questi cosi uno per uno? Allora, in pratica il Core Engine oppure il Repeater OS non crea i supporti, cioè i dentini o tutte quelle cose che ti permettono gli incastri per avere maggiore precisione, ok? Quelli te li devi andare a creare tu in Blender. Il software per la stampante 3D crea solo supporti, quindi. Se un oggetto è sollevato dal piatto, ok, e quindi c'è il rischio che il deposito avvenga non nella quota corretta, ma venga rilasciato e quindi cada sul piatto in maniera scorretta, d'accordo? Il programma crea un supporto in maniera tale che a quella data quota può creare quell'oggetto, ok? È ovvio che se la testina a una certa quota rilascia il PLA, questo cadrà nel vuoto. Invece, con il supporto, trova un piano, d'accordo, a data altezza e lui continua a creare il modello, anche se questa parte del modello non è in adesione con il piano, va bene? Ma i vari pezzi che devono poi essere uniti tra di loro, tipo il corpo della bambola, il braccio o la gamba, d'accordo? L'eventuale sistema di ancoraggio, quello lo devo progettare io con Blender. Quindi, per esempio, Un cilindretto che finisce a punta, per esempio, tu dici potrebbe essere un supporto. Sì, per esempio, la caldaia. Avete visto il treno? Il treno è molto grande, non è stampato in unica soluzione, assolutamente no. Con Blender apro. In pratica, un attimo lo faccio vedere, giusto per. Ok, questo è il treno Bayer. Come potete vedere, è diviso in colori e man mano sto in pratica stampando i vari pezzi. Però la stragrande maggioranza sono tutti pezzi divisi, cioè io li divido tutti, li preparo.
Quindi, ad esempio, seleziono questa ruota, no? Anche in fase di lavoro, no? Per esempio, vado, faccio esporta in STL e poi dopodiché la metto nella chiavetta, me lo porto nel programma, lui se la prende e poi io, per esempio, lo metto in piano, eccetera, e la stampo. Per esempio, quindi non posso dirgli, quindi prendi tu sto pezzo qua in blocco, stampalo tutto in blocco, non puoi. No, se lo stampassi tutto in blocco non verrebbe come voglio io, la qualità non verrebbe mai come, non sarebbe mai un prodotto di qualità. La stampante ha dei limiti, è molto limitata sotto tanti aspetti. Se devo fare, per esempio, una statuina, una cosa che è anche in una posizione abbastanza, diciamo, non troppo complicata, posso anche azzardare, provare a farla, a stampare, eccetera. E magari mi riesce pure bene, tutto d'un pezzo. Però di solito questi oggetti sono monoliti, non hanno tutti questi pezzettini, tutte queste... ma appunto perché valutavo quei piccoli pezzetti come facevi a stampare, tipo il catenaccio lì in fondo, sulla destra, oppure quel supporto lì giallo, che sembra un rocchetto di filo senza il filo, messo lì sulla parte verde, quello lì, sì. Cioè, quegli affari lì, cioè, stamparli non deve essere facile. No, però vanno... Guarda, ti assicuro che vanno solo pensati, ok? Per esempio, questo pezzo qua, ok, il supporto che va qui, questi qua ce ne sono quattro, quindi io ne ho creato uno, ma ne ho stampati quattro, perché poi lo slicer mi permette anche di moltiplicare, ok? Per esempio, questa ruota ce ne sono quattro, quindi ho preso questa, infatti mancano le altre. Ho preso questa, l'ho portata nello slicer e l'ho stampato. Ok, ne ho fatto quattro, direttamente allo slicer. Ne ho importata una, nello slicer io ho detto fa per quattro, e lui me ne ha stampate quattro, le mette a posto nel piatto direttamente lo slicer, e quindi poi il risultato è quello che mi dà quattro ruote, anche se io vi posso dire per esperienza che è meglio stamparne una alla volta, ok? Perché quando la testina comincia a muoversi troppo sul piatto, quindi immaginate che deve fare molta, molta, molta distanza per andare a fare il livello della prima ruota, il livello della seconda ruota, il livello della terza ruota, il livello della quarta, e poi inizia per fare il secondo livello, il terzo livello, il quarto livello, e fa tutti questi movimenti. Adesso vi faccio vedere più o meno quello che è il risultato, per esempio, di una stampa iniziale, ok? Quindi, allora, considerate che una buona stampante ha una buona precisione, quindi questo è più o meno il risultato di quello che sta cominciando ad uscire fuori, quindi come potete vedere è molto fedele al risultato che volevo raggiungere con Blender. Come potete vedere si vedono i vari pioli, i vari innesti, questi sono altri pezzi che dovranno praticamente andare a chiudere dove c'è l'ammortizzatore in pratica. Non mi vedete più, un attimo. Ok, mi vedete, no? Questo è l'ammortizzatore che dovrà essere inserito praticamente qui, la grande ruota, quindi quella che sarà inserita qua dentro e che sarà praticamente ammortizzata, ok? Questi come stanno adesso? Quanti pezzi sono? Questo qua. Allora, ho stampato due pezzi della caldaia, questi due, 3, 4, 5, 6, questo pezzo grande, 7, 8, 9, 10, 11, questo qua l'archetto, questo qua, poi questo è tutto un pezzo, il rettangolo che porta tutto, e poi abbiamo questo pezzo frontale, questi sono pezzi singoli che sono stati attaccati, e poi ci sono questi qua che sono i pezzi portaruota. Questa qua, la parte dove c'è la caldaia, 9. Il piatto, questo piatto è a parte, e, insomma, sono una ventina di pezzi, sono attualmente, saranno molti di più dopo. Ci sono anche questi pezzi qua, no? 22, sì.
ci sono tutti questi vari pezzi, ma ne mancano ancora tanti da stampare, però praticamente io praticamente che faccio? Prendo tutti questi pezzi, no? Che ho creato in Blender, li stampo tutti. Li prendo, li stampo tutti, li metto da parte, ce li ho tutti stampati là, adesso li devo solo incollare. Per incollarli uso questa. È una boccetta gigantesca di Attack. Le vendono a coppie di tre su Amazon, costano pochissimo rispetto all'Attack normale. E questa è praticamente Attack. Vi consiglio vivamente di utilizzare una maschera protettiva, no Walter, tu mi insegni, una maschera seria protettiva, non usate le mascherine da Covid, così, ma usate una maschera professionale quando utilizzate non solo questo, ma utilizzate anche colori, utilizzate che ne so, se utilizzate aerografo, cioè tutto quello che possa essere respirato, evitatelo, perché sì, le sostanze sono una sostanza, c'è un'acrilica che è, la sostanza, sì. C'è l'acrilica, è tossica, addirittura anche ototossica, sì, quindi può generare anche sordità a lungo andare. No, questo tipo di colla, come l'Attack del resto, fa danni incredibili, solo anche, lo sappiamo, la super adesione, no? Quindi dita, occhi... Locale ventilato, prima cosa. Quindi. No, ma quello che dico io è che essendo ototossica, il suo problema è che ti crea una sensibilizzazione della parte interna dell'orecchio che a lungo andare, anche un rumore non troppo forte, ti può degenerare in un problema di sordità all'orecchio, quindi sfocia in ipoacusia. Sì, sì, proteggetevi assolutamente. Consiglio che vi do, quando stampate... comprate filo di qualità, sicuramente dovete comprare filo di qualità, compratelo non lucido, quindi opaco, vi consiglio di comprarlo magari dalla stessa marca della stampante che avete, perché sicuramente è filo di qualità, perché il filo non di qualità comporta tantissimi problemi, soprattutto questi fili cinesi a poco prezzo, perché sono riciclati, però ci sono bolle, e quindi voi magari mandate una stampa notturna, la stampante lavora per ore, eccetera, voi l'indomani mattina vi pensate di trovare il pezzo bello che è pronto, e poi scoprite invece che si è tranciato, si è rotto il filo, perché magari c'era una bolla, oppure il filo che era mischiato, e quindi si è spezzato, ok? La stampante ha stampato tutta la notte, ma ha stampato aria in pratica. Il filo è rimasto là penzolante, e voi vi ritrovate con una stampante che ha consumato un sacco, magari un sacco di corrente per nulla. Quindi filo di qualità, ve ne accorgete perché scoppietta il filo che non è di qualità. Quando lo piegate si spezza immediatamente. Prendete filo di qualità, mantenetelo a una temperatura senza umidità, quindi conservatelo per bene, magari mettete questi sacchetti di questi assorbono umidità, quindi addirittura vendono delle asciugatrici per il filo. Più mantenete uno standard elevato di conservazione del filo, uno standard elevato di conservazione della stampante, di pulizia della stampante, eccetera, sicuramente il risultato che voi avrete sarà un risultato ottimale, e vi servirà appunto per evitare di andare ad intervenire sull'oggetto stampato in maniera troppo massiccia, perché poi si perde tempo, ecco, si perde tempo per levigare, si perde tempo per stuccare, perde tempo per magari togliere alcuni pezzi con il taglierino, insomma, di lavoro dietro ce n'è, dipende sempre da che qualità volete raggiungere, ok? Tornando rapidamente a Blender, ok, andiamo a vedere come poter costruire un supporto. In questo caso, no, io non ho utilizzato dei supporti, vedete? Mi sono affidato alle mie potenzialità, va bene? Mi sono detto, o creo tutti quelli che sono i vari innesti, ok, oppure lo faccio, diciamo, stando un pochettino più attento. Quindi quando sono andato a incollare questi due pezzi, no,
l'ho fatto calibrando al massimo, no, la distanza. Quindi ho fatto, in pratica, ho messo la colla sul piano, per esempio di questo oggetto, ho messo la colla qua, ho preso l'altro, ok, l'ho fatto aderire al pezzo, ok, facendo attenzione ad allinearlo nella maniera più precisa possibile, d'accordo? Quindi non solo in questi termini, d'accordo, ma facendo anche, allineando anche i solchi, ok, in maniera tale che venisse al meglio delle mie possibilità, ok? Alternativa, quale poteva essere l'alternativa? L'alternativa poteva essere quella di creare da in uno dei due, per esempio, entrando in edit, giustamente, creando per esempio allora. Per esempio, aggiungo un cubo S. Giustamente devono essere allineati, quindi facciamo così, li allineiamo al massimo, ok? Quindi in questo caso prendo il mio oggetto, sempre con un modificatore, con un boolean, unione, e vado ad unire questo pezzo con questo pezzo, ok? Apply. E lo allineiamo. Quindi nel mio pezzo, questo qui, si è andato ad unire anche questo, quindi è un corpo unico con questo dente. Se andiamo a vedere in edit mode, come possiamo vedere, la booleana unisce i due pezzi e il pezzo è praticamente matematicamente perfetto, va bene? Quest'altro pezzo invece, al contrario, che cosa farò? Prenderò questo cubo che però dovrò calibrare non alla stessa grandezza, perché rischio che il perno non entri, quindi il maschio non entri nella femmina, perché questo cubo io lo utilizzerò per fare un buco da questo lato, quindi farò una femmina, quindi maschio e femmina. Questo cubo qua lo dovrò leggermente ingrandire in maniera tale che poi abbia un minimo gioco nel far entrare il maschio dentro la femmina, va bene? Questo lo farò facendo chiaramente degli esperimenti, delle stampe di prova, in maniera tale da provare quanto effettivamente deve essere questo spazio, ok, tra il maschio e la femmina. Perché se do troppo spazio è inutile andare a fare un lavoro di questo tipo. Se invece ne do troppo poco, rischio che il maschio non entri dentro la femmina, va bene? In questo caso faccio lo faccio ad occhio. Prendo il mio cubo, lo vado ad inserire all'interno dell'altro pezzo e quindi in questo caso che cosa farò? Sempre un'operazione booleana, ma separazione. Applico, lo levo e quindi mi avrà creato la femmina, va bene? Quando andrò in fase di incollaggio, metterò la colla qua, ok? Avvicinerò il maschio e la femmina, questi due aderiranno, ok? Nella speranza che il buco della femmina non sia troppo stretto e che quindi il maschio ci entri, o troppo largo e quindi magari il maschio ci gioca troppo e quindi non avrò raggiunto il risultato. Però se riesco a fare bene una calibrazione, eccetera, ok? Questi due pezzi si sposeranno, come si suol dire, perfettamente, e quindi non dovrò andare a fare troppe cose a occhio, troppo preciso, andare a cercare, eccetera, perché come nel modellismo, questi due pezzi entreranno maschio con la femmina, si incolleranno perfetti, io dovrò semplicemente tenerli per qualche secondo uniti in maniera tale che la colla faccia il suo lavoro, ok? Quindi non dovrò stare lì a fare troppi giochi di precisione. Ok, e questo tipo di ragionamento si può fare con qualsiasi pezzo, ok? Quindi con qualsiasi pezzo io posso fare questo tipo di ragionamento, va bene? Quindi che possa essere grande, che possa essere piccolo, e ragionare un pochettino come fanno le scatole di montaggio, ok? Che hanno tutti
i maschi e tutte le femmine, che aiutano il colui che deve comporre l'oggetto, lo aiutano nella composizione, quindi nella composizione, diciamo, di precisione. Ok? Questo è per quanto riguarda appunto le adesioni. È ovvio, un lavoro di questo tipo comporta chiaramente un doppio lavoro. Io sinceramente, con l'esperienza che ho fatto con il primo treno, non devo fare grandi lavori di grandissima precisione. Molti degli errori che si possono fare verranno coperti in mille modi. Possiamo coprirli utilizzando appunto la resina, con il colore stesso, ci sono gli stucchi, anche con la colla stessa, se ci sono dei buchi, eccetera, non vi preoccupate. Quando andiamo a stampare, soprattutto a filamento, spesso si trovano anche dei buchi nella stampa, o delle imperfezioni lasciate magari dalla stampante, eccetera. Non pensate di fare fuori quel pezzo, perché comunque avete consumato corrente, comunque avete consumato filo, avete consumato tempo, eccetera. Se un errore marginale, vi faccio vedere. Consuma tanta corrente la stampante 3D. Consuma. Tu immagina che deve stare attaccata ore a fare il suo lavoro, insomma. Quanti watt succhia più o meno? 200 watt circa. La faccio. Lo so. Allora, qua per esempio è venuto, magari non lo vedete, ci metto la penna sopra così. Qua c'è un buco, ok? Perché quando questo pezzo è stato stampato era coricato così, ok? Quindi, che cosa è successo? Lo slicer, scusate, così lo richiamo. Allora, questo pezzo era aderente, ok? Quindi ha fatto il tappo, ha costruito verso l'alto, come abbiamo fatto col cubo in pratica, e poi qua ha chiuso, ok? Chiudendo proprio il primo strato, il secondo strato, il terzo strato, e quindi si è chiuso. Può capitare che per il calore, per qualsiasi ragione, possono venire per esempio dei piccoli buchi, okay, come in questo caso. Bene. Se gestiamo bene la stampante, riusciamo a fare bene le nostre cose, settiamo bene il cura, tutto quello che volete, magari non ci veniva il buco. In questo caso è venuto. Che faccio? Butto il pezzo? No. Ho sacchetti pieni di pezzi. Onestamente, ho più chili in pezzi buttati che per fare modelli. Questo pezzo qua lo chiuderò con un pochettino di colla, ok? O con la colla americana, o con lo stucco, ma stesso col colore, perché il colore che utilizzo è molto denso, due o tre passate, il buco si chiude e non si vede più nulla. Oppure stesso con la colla, tanto sono buchini piccoli, ci metto un colpo di colla, si asciuga, un altro colpo di colla e il buco è chiuso, quindi non buttate i pezzi solo perché magari c'è qualche piccola imperfezione, perché le imperfezioni, da buon artigiano, no? Le recupero, va bene? Quindi utilizzate la testa per evitare di perdere tempo, ok? Colore. Allora, come ho detto prima, vi consiglio di comprare filo di qualità bianco opaco. Il bianco vi permette di poter dare qualsiasi tipo di colore, ok? I colori potete comprare tranquillamente, i colori acrilici sono ottimi. Con il colore acrilico potete fare qualsiasi tipo di colore. Su Amazon vendono anche la confezione di colori acrilici in boccettine, eccetera. Sinceramente vi sconsiglio di comprare questi kit enormi di colori, mille colori per fare tutto. Potreste comprarlo, magari un po' più contenuto, magari se contiene per esempio colore tipo oro, il colore argento, il colore bronzo, cioè questi colori che magari nella boccettina si usano poco, rimangono nella boccettina e per fare per esempio determinate piccole cose magari vi può aiutare. Però per grandi superfici, d'accordo, vi consiglio di comprare i tubetti questi grandi, magari andateli a comprare nei negozi che vendono per esempio colori, pennelli per artisti, no?
ci sono questi negozi che vendono tutto per gli artisti, e vendono questi tubetti, sono dei veri e propri tubetti grandi, di colore. Per esempio questo colore qua, il colore nero, no? Che ho largamente usato per questo modello, è un colore in tubetto comprato in un negozio per artisti, è un colore di altissima qualità, perché magari visto così sul monitor non rende, ma vi assicuro che è un colore bellissimo. Questo si chiama nero carbone, è una sorta di nero opaco, ma ragazzi, a vederlo di presenza è davvero bellissimo. E poi magari nel kit mi sono trovato l'oro, il rosso, ok, il bianco, vedete, e con il pennello o con l'aerografo potete dare il colore. Quindi se ho un fondo bianco con un foglio di carta, se ho un fondo bianco opaco, posso dargli qualsiasi tipo di colore senza nessun tipo di problema. Immaginate... Ma li hai verniciati prima di incollarli o dopo? Allora, alcuni pezzi li ho verniciati prima di incollarli, tipo tutto il sistema di rotolamento, ok? Quindi tutte quelle che sono le ruote, eccetera, perché siccome c'è qua il sistema di spinta, no? Vedete, quindi tutto il leveraggio, cioè tutti questi sistemi qua, sarebbe stato assai complicato andare poi a dipingere, per esempio, questa ruota, no? Che è affogata nel sistema di spinta, no? Ci sono tutti questi leveraggi, questi pistoni, c'è tutto questo sistema complicato, no? Sarebbe stato davvero complicato. Quindi che ho fatto? Prima di applicare il leveraggio, ho dipinto e poi in un secondo momento ho applicato il leveraggio, e quindi il risultato è questo. Per esempio qua sotto vedete che ci sono tutta una serie di cisterne di aria compressa, vedete? Qua sotto, no? Questi li ho dovuti dipingere prima di mettere la parte superiore, perché sennò poi sarebbe stato davvero complicato andare a mettere tutto il colore, no? Quindi alcune cose, o ad esempio la cabina, no? All'interno della cabina, non so se si vede, ci sono tutte le leve, tutte le varie, vedete? Non so se si vede. Era per capire se la vernice attecchisce anche su pezzi verniciati, ecco. Se la colla aderisce anche su pezzi verniciati, quello volevo capire. Sì, no, questo tipo di colla ti assicuro che prende dappertutto. Quindi al di là del pezzo verniciato, non verniciato, la colla fa il suo lavoro, lo fa. È chiaro che se io incollo, metto la colla su un pezzo verniciato, se vado a fare leva per staccarli, chiaramente la colla si porterà via la vernice, la pittura, la vernice, l'acrilico in pratica, e troverai in pratica il pezzo con la colla e la pittura in pratica. Quindi è sempre meglio cercare di incollare sul pezzo non pitturato, va bene? E poi in pratica si può ragionare sul fatto, come l'ho detto a Napoli, l'ho detto anche in altre circostanze, ci sono alcuni pezzi che non possono essere stampati perché sono molto difficoltosi, ad esempio i vari tubi, vedete questi tubi che portano l'aria compressa, i tubi per esempio questi qua che servono per i freni, no? Questi è difficile andarli a stampare, no? Questi tubi qua, eccetera. Questi li ho fatti in pratica con il cavo elettrico, quindi ho preso il cavo da elettricista, il cavo elettrico, l'ho passato, una volta pitturato non si vede più, ok? Quindi immaginate se avessi dovuto stampare tutti questa serie di cavi, tutti questi cavi che passano qua sopra, sarebbe stato molto difficoltoso, perché comunque sono pezzi lunghi, sono pezzi abbastanza difficoltosi. Ho preferito non stamparli, ma passare cavo elettrico, ok? Ma esiste anche una resina, quindi un PLA trasparente, dovessi fare che so i vetri piuttosto che un oggetto trasparente. Allora, il vetro, per esempio, se io dovessi mettere il vetro a questi finestrini, no? Come nella realtà, perché c'è il vetro, ok? Potrei prendere semplicemente, per esempio, la carta lucida, no? Quella trasparente che si usavano una volta per fare le slide, ok? Oppure potevo tagliarla da un qualsiasi pezzo trasparente, una copertina di plastica trasparente, l'avrei potuto mettere senza nessun tipo di problema, ok?
Quindi... Ma esiste anche il filo stampabile trasparente? Quindi sì, volendo sì, creare esiste... un bicchiere. Allora, parlando di filo, esiste filo di tutti i tipi. Esiste addirittura il filo, ho comprato una bobina perché devo fare qualche esperimento, il filo per fare i pneumatici, quindi gomma. Esiste il filo addirittura di legno, quindi resa legno. Esiste filo di vetro, cioè esiste di carbonio. Filo di tutti i tipi. Basta fare un giro anche su Amazon, vi renderete conto che esiste veramente un mondo per quanto riguarda la stampa 3D. Però non tanto il filo, cioè il filo io vi consiglio, prendetelo di qualità, poi se volete fare la gomma, se volete fare il trasparente, il colorato, addirittura c'è il filo che si illumina la notte, potete fare, con questi qua sono, là vi dico, puntate sulla qualità, d'accordo? Non sul tipo di filo, ma sulla qualità, perché poi, per quanto invece riguarda la stampa 3D, bisogna stare veramente attenti a quelle quattro cose che ci siamo detti questa sera. Quindi... non oggetti dentro oggetti, non oggetti troppo fini. Cerchiamo di creare oggetti che non abbiano problemi per quanto riguarda i supporti, perché poi man mano che voi farete i vostri esperimenti, no? Perché stasera abbiamo fatto una bella chiacchierata, però poi dalla chiacchierata al fare è tosta, eh? Perché vi accorgerete che anche quando voi creerete dei pezzi e li andate poi a importare su Repeater Host o su Cura Engine o su qualsiasi programma per slicing, vi renderete conto che i supporti che vi andrà a creare il programma, per quanto possa essere potente il programma, i supporti non corrispondono a una resa ottimale. Ok, il programma potrebbe creare i supporti da una parte e non dall'altra, e quindi voi andate a stampare perfetto fino a un certo punto e poi potete buttare via tutto. Quindi magari basta semplicemente girare un pochettino l'oggetto o coricarlo o metterlo in un'altra posizione perché si vada a creare il supporto corretto. Quindi bisogna poi acquisire un occhio, ok? Un occhio critico rispetto a quello che fa anche il programma. Quindi voi stessi vi renderete conto, man mano che stampate, con gli errori, facendo errori, vi accorgerete già guardando, appena aprite l'oggetto sul Repeater Host o su qualsiasi programma, appena lo aprite, avete subito idea che quell'oggetto ha qualche problema e che non verrà stampato, o perlomeno inizierà a stampare, ma comincerà ad avere problemi. Poi comincerete magari a scornarvi sul fatto che, soprattutto quando gli oggetti sono stretti e alti, no? Comincia a stampare, stampa, 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 arriva a una certa quota, poi basta poco, la testina magari urta su una piccola scheggia che si è andata a creare e l'oggetto si stacca, cade, lei continua a stampare, ma comincia a buttare filo in maniera inutile all'aria. Voi avete l'oggetto a terra, questo filo ricoperto di questo filo, e magari ore di lavoro sono andate in vano. Quindi curare l'adesione dell'oggetto sul piatto, quindi utilizzate la lacca, utilizzate qualsiasi cosa vi permetta di far aderire bene l'oggetto, ma l'oggetto, soprattutto se stretto e alto, fatelo aderire bene. Vi consiglio di lavorare con oggetti sempre bassi, quindi se è alto, lo coricate, magari vi viene più utile, però poi lì vi accorgete che forse alto era meglio perché magari da coricato, perché anche gli oggetti coricati rispetto agli oggetti in piedi, quando voi lavorate, cioè i primi layer che vengono creati dalla stampante sono layer stretti, stretti, e quindi tendono ad allargarsi leggermente a fare le cornine. Questo perché? Perché la stampante, per creare adesione sul piatto, i primi layer li schiaccia molto, ok? Perché tende a premere sul piatto in maniera tale da creare adesione, va bene? Anche quello va considerato. Se volete fare qualcosa di precisione, dovete sempre considerare anche questo rapporto di adesione, i primi layer che vengono creati, e se è il caso, crearne due in più del piano, del tappo di piano, in maniera tale da compensare lo schiacciamento, va bene?
Poi c'è anche il raffreddamento, le stampanti, per esempio nell'augello c'è il soffio d'aria, ok? C'è una ventola che soffia subito dopo il deposito, in maniera tale che si raffredda immediatamente, ma magari un tipo di filo reagisce in maniera diversa alla temperatura dell'augello, e quindi oppure al raffreddamento d'aria, oppure alla temperatura del piatto, oppure, cioè, ci sono tante variabili che devono essere considerate per la qualità del filo, per la qualità del lavoro, insomma tutta una serie di cose. Però vi ripeto, se voi volete fare tutte subito con una stampante a filamento, ma anche con una stampante a resina, se volete fare tutte subito, la stampa 3D non fa per voi, ok? Ogni oggetto deve essere provato e riprovato per arrivare a quella qualità che vi siete prefissati. Quindi ci sta che in fase di progettazione e realizzazione ci sia un tempo di test, ok? È normale, ma questo avviene in tutti gli ambiti. Fra la progettazione e la realizzazione c'è un periodo di test in tutto, nell'industria, ed è lo stesso periodo che vi dovete prendere voi per raggiungere quella qualità che vi siete prefissati, ok? Che poi è quella che si paga. Quando andate in un centro di stampa, allora uno dice, vabbè, ma che ci voleva stampare? Io prendo il file, lo metto nella stampante e stampo, no? Quando io vado a stampare un oggetto, è chiaro che l'azienda che stampa mi deve dare l'oggetto così come io glielo ho dato. Quindi per darmi quell'oggetto così come io glielo ho dato, deve fare diversi test per raggiungere quella qualità, perché sennò io poi gli dico, scusa, ma che mai stampato? Che cos'è questo? Questo non va bene, perché io lo volevo perfetto così, questo qua, insomma. Quindi è chiaro che ci vuole del tempo, ed è lo stesso tempo che vi dovete prendere voi per stampare, va bene? Domande? Sì, volevo farne una io. Sì. Questo tipo di macchina, quando è in funzione, bruciando, quindi sciogliendo questo filo, sì, sviluppa fumi, oli, cioè fumi, nebbia, qualcosa del genere, quindi che necessita quindi di un'aspirazione, in quanto, magari immagino che in quanto fumi possono anche essere tossici. Allora, soprattutto in un'area chiusa, sai? Sì, sì. Allora, come ho detto prima, il PLA, questo materiale qua, allora, fumi visibili, no, non si vedono, però si sentono gli odori, quindi se c'è odore vuol dire che c'è fumo, qualcosa nell'ambiente si sprigiona, ok? Scusate un attimo. Sei andato a leggere nel materiale se ti dice che ha un principio di tossicità nel bruciare, quindi necessita di un'aspirazione? PLA è atossico. È lo stesso materiale con il quale sono fatti i sacchetti della spesa, quindi sono assolutamente biodegradabili perché sono di origine vegetale. Quindi il PLA è atossico, ok? Questo però, è molto interessante. Sì, però qual è il problema del PLA? Ad apparire appare plastica. Tu lo vedi, tu dici è plastica, ma la resistenza della plastica, ha la qualità della plastica. Sembra davvero plastica, ma se io prendo questo cubo e lo butto alle intemperie, lo lascio in montagna, d'accordo, questo si biodegrada, scompare, ok? Come il sacchetto, del resto è il principio del sacchetto. Quindi il sacchetto della spesa, no? La particolarità che è biodegradabile, se lo lascio nell'ambiente sparisce, ok? Quindi non resiste all'acqua, per dire. No. Questo, il PLA non va bene per l'esterno, ok? Quindi posso stamparci il mio robottone che metto poi nella bacheca, il treno che metto nella bacheca, eccetera. Ma se devo fare un supporto, ad esempio, per una telecamera, faccio un esempio, da esterno, non va bene. Posso però trattarlo, attenzione. Cioè, anche se non è idoneo per rimanere all'esterno, se lo tratto con una vernice, una particolare, per esempio una vernice da barca, no? Che ha la particolarità di non far penetrare l'acqua, va bene anche per l'esterno, ok? Però lo devo trattare. Lasciato così, no. Invece l'ABS, no? Se io prendo questo oggetto, no? Un evidenziatore, e vado a vedere in che cosa è fatto. È fatto di plastica, bene, ma la plastica che cos'è? La plastica è ABS, adesso l'acronimo ABS non me lo ricordo che cosa è,
Però questo qua, se io prendo questo pennarello, lo lascio alle intemperie, questo durerà 1000 anni, 2000 anni, 3000 anni, d'accordo? Fino a quando non diventerà microplastica e me la berrò, quindi questo qua mi ritornerà. Ok? Questo invece no, questo automaticamente scompare, verrà mangiato probabilmente dagli insetti o comunque verrà metabolizzato dalla vegetazione e addio. Ok? L'ABS invece, la bobina di ABS, stampo in ABS, faccio un supporto per la telecamera, faccio un supporto in plastica per il cancello che deve andare sotto il sole, e acqua, intemperie, neve, caldo, freddo, eccetera, resiste, ok? Ma quando lo vado a stampare, quei fumi che rilascia, che io non vedo, ma che sento con l'odore, e quindi se lo sento con l'odore vuol dire che già sono dentro di me, quelli sono tossici, quelli infatti le stampanti per l'ABS di solito sono chiuse, scatolate. Tutte quelle stampanti che voi vedete in giro, scatolate, quelle perché sono idonee sì per il PLA, ma soprattutto per l'ABS, nascono proprio per l'ABS, ok? Invece queste stampanti, come quelle che ho io, che sono a piatto aperto, non hanno un involucro, eccetera, sono consigliate per il PLA perché l'ABS, se ci stampi con l'ABS, devi predisporre un sistema di ricircolo dell'aria, o quantomeno non essere lì mentre stampa, va bene? Altre domande? Bene. Allora, io direi... Io voglio chiederti una cosa. Dimmi. Senti, ma se uno volesse comprare una stampante, diciamo, senza troppe pretese, un po' la principiante, cos'è che consigli? Allora, io stampanti, ho iniziato a stampare con le stampanti diciamo, quelle autocostruite, quindi... Il progetto Rep Rap, ma ti parlo di veramente tanti tanti anni fa, era il 2002 forse, no, più tardi, 2000, te lo dico subito, 2013, va bene, quindi okay. No, 2013, quindi erano le stampanti che, i primi progetti che uscivano di stampanti, che erano già buone stampanti, ancora ce l'ho la Prusa I3 autostampata, quindi... Sì, sì, hai fatto la Prusa, quella I3... Sì, avevo la Pru, ce l'ho ancora, quella autostampata. Queste qua, praticamente, quindi oggi ho queste qua, le Anycubic, ormai sono in pratica, le Prusa avevano questo frame in legno, no? Che mi tagliarono con la stampante laser, con l'incisore laser. Avevo questo frame in legno, adesso invece se vedete le stampanti di adesso hanno tutti questi profilati in alluminio che sono nati proprio per le stampanti, quindi abbiamo dei sistemi veramente molto molto performanti, sono fatte davvero bene e hanno costi accessibilissimi, perché per esempio Anycubic mette sempre le stampanti in offerta. Queste due stampanti che ho, neanche 300 euro mi sono venute tutte e due insieme, quindi un prezzone, perché una è piatto 40-40, l'altra è piatto 20-20, insomma, una è una bestione, la X... Meno che su Amazon, perché stavo guardando adesso, quella che costa meno è 229 euro, la Photon Mono X2 della Anycubic 3D, quindi in resina. Mm-hmm. Con schermo LCD, monocromatico, queste robe qua. Però resina è un'altra cosa, eh. La stampa in resina ha un altro tipo di procedimento. Quelle a filamento, come abbiamo visto questa sera, hanno una bobina di filo che viene fuso, viene depositato, eccetera. Invece la resina come funziona in pratica? In pratica ha un piatto, intanto stampa sottosopra. Il piatto che scende in pratica ha una specie di piano di cattura che poi viene pietrificato tramite la lampada e strato dopo strato, chiaramente a livello qualitativo la resina è imbattibile, perché l'oggetto che esce fuori dalla stampante in resina è perfetto, molto delicato, ma è perfetto, non ha niente a che vedere con la stampante a filo. Quella stampante a filo è davvero ignorante in confronto, anche se vi ripeto, una buona stampante vi dà un layer molto molto
molto performante, quindi ha una qualità davvero elevata, però non ha io nulla a con che vedere una con la stampante Delta 10x10 ho fatto degli oggetti molto piccoli ma molto definiti col filo. Col filo, esatto, ma se li fai in resina vengono molto più definiti. Anche quella là in resina ho preso da poco. Sì. Però la stampante in resina è tutta tossica, perché quegli elementi che noi utilizziamo per stampare, infatti le stampanti in resina sono sempre chiuse, gli elementi sono molto tossici e devono essere insomma, gestiti con cura, bisogna sapere quello che si fa quando si usa la resina, insomma, bisogna sapere bene quello che si fa. E comunque gli oggetti sono molto delicati nella stampante a resina, spesso si usano le stampanti a resina per fare oggetti che poi permettono di creare delle forme e quindi utilizzare le forme per fare altri oggetti, ok? Però di per sé si utilizza quella resina per avere una qualità superiore e avere degli stampi poi, ottenere degli stampi. Invece con l'affilamento ci stampi direttamente, hai l'oggetto finito e lo puoi usare così com'è, ok? Però non hanno le due tipi di stampanti non hanno nulla a che vedere. La gestione software, quindi Blender, la gestione software per la stampante, quindi la conversione, eccetera, eccetera, è uguale a tutte e due. Ma poi il gestionale delle due stampanti è diverso. Uno gestisce il filo nel percorso, l'altro invece gestisce il bagno che fa ogni qualvolta. Deve prendere il layer, viene pietrificato, scende di nuovo l'altro layer, pietrificato, eccetera. Sono molto diversi, anche la qualità è diversa. Una di quelle a resina un giorno la prenderò, anche se sono molto legato al filamento, è molto più pratico, molto più gestibile, non hai liquidi, non devi fare rabocchi, invece in quella a filamento prendi, ci butti sopra una bobina, la metti nel suo motorino e stampi in continuazione. Considerate che ho fatto questo treno, prima di questo ne ho fatto un altro, prima di questo ho fatto un progetto di un plastico enorme, grandissimo, e mi sono molto divertito. Le bobine le ho fatte fuori come se nulla fosse, ho lasciato le stampanti un mese attaccate a lavorare H24 senza nessun tipo di problema. Ok, e sono anche molto più facili da gestire a livello di manutenzione. Quindi chiave agrucola, cacciavite, stringo la vite, la guardo, calibro, controllo, eccetera, e stampo direttamente. Va bene. Io con la resina non saprei neanche dove mettere le mani. E quando poi c'è ci sono i liquidi di mezzo, a me corrente e liquidi insieme non sono mai piaciuti. Altre domande, ragazzi? Poi la qualità c'è, molto elevata come qualità. Cioè, qua, per esempio, questo è un pezzo che va nell'ammortizzatore, si vedono perfettamente i dettagli dei bulloni. Questo è un ammortizzatore, per esempio. Vedete, ci sono i vari agganci, si vedono le balestre, gli ancoraggi delle balestre. Insomma. Dà soddisfazione anche la stampante a filamento. Rende bene anche quando dovessi fare magari stampare un modello tipo di un volto umano, per dire, Sì. oppure pensi che con la resina sicuramente sarebbe più indicato? Allora, se facciamo per esempio, dobbiamo fare un soldatino piccolo così, io consiglio la resina. Addirittura su internet si vedono addirittura quelli che fanno le macchine piccole, 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 mettono sulla moneta da un centesimo. Tu vedi queste cose microscopiche, queste cose le puoi fare solo e unicamente con la stampante a resina. Con una stampante a filamento è impossibile. Però oggetti abbastanza grandi, cioè abbastanza anche minuti, ti permette di farlo, Cioè questo oggetto qua, no? Che è molto piccolo, no? Questa specie di fischietto, no? L'ha fatto senza problemi. Tutti questi pezzi che voi vedete, piccoli piccoli, no? Li fa senza problemi. Vedete, si vedono tutti i perni, eccetera.
Ok. Sono tanti piccoli dettagli che sono tutti evidenti, tutti i vari bulloni. Per esempio qua c'è questo anellino, no? Questo magari non si vede bene, ma questo è un anellino. Vedete quanto è piccolo? Eppure lo ha fatto, vedete? Poi col colore molte cose si nascondono. Per esempio, vedete, qua sembra che si veda il nido d'ape dentro, no? Ed effettivamente se lo metto alla luce si vede, però una volta che si mettono i colori, tutte queste cose qua non si vedono più. Vedete qua in questo caso si vede il nido d'ape, no? Perché la luce sta entrando nel bianco e sta illuminando all'interno, no? Perché comunque lo spessore della paretina non è molto spesso. Adesso la luce sta entrando e mi sta illuminando il nido d'ape, si vede. Ma una volta pitturato, questo qua non si vedrà più. Bene, se non avete altre domande. Una volta seccato, i pezzi sono sempre rigidi, non sono mai morbidi. O esiste anche un tipo di filamento che rimane poi morbido? No, ci sono i filamenti gommati. Ci sono i filamenti gommati, ci sono i filamenti trasparenti, come ho detto io, dipende dal filamento che prendi. Questo è un filamento, un PLA normalissimo, di qualità chiaramente. È chiaro che questi pezzi qua rimangono, diciamo, morbidi, perché questo deve andare poi, ci deve andare il coperchietto a contrasto, no? E diventerà rigido una volta attaccato. Poi c'è la ruota che passa in mezzo, c'è la balestra, e quindi questo pezzo diventerà rigido quando sarà completo, ma anche la plastica. Se io prendo, scusate, se io prendo un pezzo di plastica con questo spessore, si piega come questo qua, chiaramente. Perché io pensavo prima ai tubi che tu hai fatto invece col filo elettrico, che magari se avevi il filo adatto potevi usare invece quel tipo di materiale per fare i cavi direttamente già colorati, senza neanche verniciarli. Sì, io posso anche, per esempio, ecco, posso anche utilizzare il filo colorato per ottenere, per esempio, questo ottone. Prendo un filo di color ottone e fa lo faccio direttamente color ottone. Anche, però dovrei comprare magari una bobina da 2 kg, da un chilo, color ottone per fare solo questo pezzettino. Tu dici, vabbè, ma poi ti rimane, ma quanto tempo ti rimane? Ogni volta che tu ti conservi, cioè ogni volta che tu compri una bobina da 1 chilo e la conservi, è altissimo il rischio che quella bobina si degrada perché prende umidità, perché magari non la conservi in maniera perfetta o magari non hai un essiccatore, eccetera. Se Ecco, io questo è interessante. Come fai a conservare questo materiale che non si degradi? Allora, io ho praticamente il mobile dove praticamente ci sono le stampanti, ho un mobile dedicato proprio alla stampa in generale. Sotto ho messo il filo che di norma, se non lo devo usare, non lo apro, perché all'interno, quando ti vendono il filo di qualità, chiaramente, all'interno ci sono i sali, quindi c'è il sacchetto con i suoi sali. Comunque, nello studio, qua nell'ufficio che ho io, la temperatura è un ambiente a temperatura controllata, quindi non rischio che ci sia umidità là dentro. E comunque all'interno del mobile io ho uno di quei contenitori che prendono umidità e non è mai pieno, quindi vuol dire che non c'è umidità là Ma dentro. se lo mettessi dentro un sacchetto con un po' di sali direttamente, lo chiudo, un sacchetto di plastica. Sì, anche. L'importante è che il filo non sia conservato male. Se io poi lo voglio mettere all'interno di una scatola con i sali o all'interno di un sacchetto con i sali, eccetera, devo ogni tanto andare comunque a controllare che questo filo effettivamente sia ancora buono, perché sennò poi quando lo monto nella stampante e lo metto, lo comincio a usare, quando va il filo all'interno dell'augello, che è a 200 gradi, e il filo è umido, comincia a scoppiettare. Ogni volta che scoppietta si divide. Ok, e quindi crea il layer e fa le interruzioni nel layer. Le interruzioni nel layer comportano che il secondo filo, quello che va sopra, poi trova il buco e scende. E questa discesa se la porta fino a sopra. E quindi troverai poi l'oggetto che è stampato, bello, tutto quello che vuoi, ma con un errore a destra, un errore a sinistra, un errore in alto, un errore in basso.
la somma degli errori fanno un grande errore, e quindi comunque devi andare poi a intervenire in un secondo momento in maniera più massiccia con carta vetrata, eccetera, eccetera, eccetera. Lavorando bene dal principio con i mezzi giusti e quant'altro, ti permette di lavorare meno all'ultimo. Quindi, partendo da questo concetto, noi andiamo a risparmiare tempo e fatica per raggiungere lo stesso risultato. Ok, io posso raggiungere il risultato con 1000 peripezie, oppure raggiungere il risultato fino all'inizio controllato, fino a che ho lo stesso risultato con meno peripezie. Questo è il discorso. Al di là del fatto che comunque sia tu lo conservi, mettiamo, in maniera più che corretta, ha comunque una scadenza nel tempo, anche fosse sigillato, come, oppure no? No, non mi pare, anche se nella bobina c'è scritta la data, io non ho mai sentito di scadenze, anche perché non ho di questi problemi. Comunque stampo, quindi la bobina non mi dura mai tanto tempo, eh. Magari questa qua, perché ultimamente sono stato molto impegnato con l'associazione, poi Amsterdam, chiusura dell'anno, il magazine, cioè tante cose, e quindi magari, ecco, questo progetto qua che avevo iniziato tanto tempo fa è ancora a questo livello. Ok, pensa che ho i pezzi stampati, ancora non li ho incollati, quindi, per dirti. Però di norma una bobina non mi dura mai più di 3 mesi, quindi il problema non me lo sono mai creato. Poi ti ripeto, Walter, per quanto costa una bobina da un chilo costa circa 27 euro, ma sicuramente sarà aumentata perché adesso figura è aumentato tutto, magari è aumentata pure la bobina, però non ha un prezzo impossibile, e ci stampi, con una da un chilo ci stampi parecchio, Quindi, guardavo prima su Amazon, ho trovate anche ai 17-18 euro. Di qualità, prendetele di marca, non prendete quelle bobine cinesi. Come fai a capire se è di qualità? Uno che non lo conosce, per una marca, per lui uno vale l'altra, che ne guarda, sai? Vai sul sicuro quando tu prendi la bobina della marca della tua stampante. E non ti puoi, lo sai perché? Perché quelli che creano le stampanti e che ti fanno anche la bobina non la perdono la faccia. Ti vendono la stampante e c'è te il li... filo della stessa marca, ho capito. Sì, io compro filo Anycubic, è un filo normalissimo, però è di qualità. Quindi, perché l'Anycubic, quando ti dice tu hai comprato la mia stampante, comprati anche il mio filo e io ti garantisco che il modello ti viene perfetto, e così è. Perché lo fa, perché chiaramente poi quando tu gli dici, oh, ma guarda che la tua stampante stampa malissimo, la prima cosa che ti dicono, ma tu che filo stai usando? Ah no, io uso il filo cinese. E ti dicono, continua a usare il filo cinese, non ti preoccupare. Capito? La prima cosa che ti dicono, usa il filo Anycubic e i modelli ti verranno bene, perché lo sanno, perché vanno sicuri al 100%. Va bene? Ragazzi, non c'è altro?